Membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, une année passée, et nous voici encore parmi vous pour participer à cette assemblée régionale de chant choral qui nous réunit tous. Ce soir, Nouvelle Harmonie a l'immense plaisir d'accueillir trois nouveaux amis que je vous présente. Chiara. Nicole. Et Roberto. Nous commençons notre programme par une joyeuse mélodie populaire du Kugisberg. L'histoire toute simple de deux jeunes montagnards qui travaillent en chantant dans leur village et font des projets d'avenir. Comment finira cette histoire? Découvrons-le ensemble. Voici Yogeli et Vrenelli. Une indication pour le jury, le morceau sera interprété un demi-ton plus haut. Appartient à un genre très en vogue chez les comiques de cabaret au début du XXe siècle. Humoristique, quelquefois satirique, c'est le typique non-sens de celui qui parle, mais qui parle pour ne rien dire. À travers le jeu des voix des choristes, nous vous entraînons dans une joyeuse sarabande. Voici Mélie Mélo. C'est moi qui peux t'envoyer.
Il primo brano, intitolato Samarcanda, è una ballata poeticamente interpretata dal cantautore Roberto Vecchioni. La forsennata cavalcata verso Samarcanda racconta la storia di un soldato uscito indenne dalla guerra, che sente però sul collo l'alito della morte, l'avverte vicina, incombente, ed è la sua affannosa fuga, scandita dal leggendario ritornello Oh Cavallo, a movimentare il pezzo, a dargli quella sorta d'allegria angosciata che è nella segreta chiave di volta. Ecco a voi Samarcanda. Un'indicazione per la giuria, il brano sarà interpretato a mezzo tono più alto. Stava vicino e mi guardava con malignità.
Datemi, datemi un animale, figlio di un lampo, degno di un re. Presto più, presto perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che ti salverò. Oh, oh, cavallo! Oh, 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 cavallo! Oh, 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 oh. C'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chino. E tra la gente della capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo a griglia recitale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Il prossimo canto appartiene alla tradizione napoletana e ha alle spalle una storia particolare. Nel settembre del 1902, infatti, l'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Zanardelli, si recò in visita ufficiale a Sorrento, prendendo alloggio nell'albergo in cui lavorava come pittore e affreschista Giambattista De Curtis. A quei tempi la situazione a Sorrento era catastrofica: strade sconnesse, case diroccate, servizi inesistenti. E per invogliare il presidente Zanardelli a fare qualcosa e al più presto, Giambattista De Curtis e suo fratello Ernesto gli dedicarono questa canzone per esortarlo a ritornare a ricostruzione avvenuta e godersi le bellezze di Sorrento. Con quest'ultimo canto vi salutiamo, vi ringraziamo per i calorosi applausi che ci avete regalato e vi diamo appuntamento per sabato a Finis. Ecco a voi, torna su Riento.